Stiamo parlando di sanità, l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo nel Torinese compie 30 anni. I ricavi sono in crescita di 25 milioni di euro, è stato aperto un nuovo day hospital. La Presidente Allegra Agnelli ha presentato il bilancio sociale. Vediamo. L'IRCCS, Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo, compie 30 anni ed è proiettato al futuro sia come istituto di ricerca, forte di risultati sempre più riconosciuti nel mondo scientifico, sia come ospedale con i 118 posti letto, presto 240 dopo l'accreditamento da parte della Regione Piemonte. La Presidente Allegra Agnelli, presentando il bilancio di missione, ha sottolineato come l'istituto continui a contare sulla fiducia di milioni di persone che donano il loro denaro, permettendo una crescita continua. Abbiamo terminato l'istituto, l'istituto adesso ha la sua parte di day hospital che abbiamo spostato dal piano di sopra di sotto, si sono spostati i laboratori dei ricercatori, nella prima torre sono andati nella seconda torre e adesso diciamo che l'istituto è completato, ma il nostro lavoro non finisce mai comunque. Le donazioni variano di anno in anno. Però questo vuol dire che loro ripongono la fiducia in quello che noi facciamo e continuano a venire le donazioni. E si va avanti e ancora non. Guardi, credo che andiamo avanti finché non si scopre una cura per il cancro. Questo sarebbe il nostro sogno più grande. Adesso il nostro sogno primario si è avverato, che è quello di avere questo istituto che vive e che funziona perfettamente. E magari forse bisognerà fare ancora delle modifiche e andare avanti, però il sogno più grande oggi è proprio quello di sconfiggere la malattia e si spera che la Regione ci dia crediti al più presto possibile.